ad aprire le vostre Bibbie nel libro, primo libro delle cronache, diciamo nel Vecchio Testamento, primo cronache, capitolo 16, dal verso 8. Lodate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere le sue gesta fra i popoli, cantateli, salmeggiateli, meditate su tutte le sue meraviglie, gloriatevi nel suo santo nome, si rallegri il cuore di quelli che cercano il Signore. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Ricordatevi delle meraviglie che egli ha fatte, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Amen. Amen. Il sermone di stamattina, cari fratelli, ha per titolo queste parole: il dovere di ricordare. Il dovere di ricordare. La memoria è un elemento molto importante nella vita di ogni essere umano, di ogni persona. Nel corso dell'anno ci sono sempre una serie di ricorrenze che vengono ricordate. C'è la memoria della Shoah, una storia triste e sconvolgente, ma si ricorda sperando che le persone, le nazioni, non compiano di nuovo quelle cose così orribili che hanno terribilmente così agito nel secolo scorso. C'è la liberazione dal nazismo, si ricorda la liberazione dell'Italia dal nazismo, dal fascismo, ci ricordiamo del nostro compleanno. La memoria, il ricordo, noi lo facciamo anche attraverso le fotografie. Chi non ha un album di fotografie a casa di magari quando si è sposato, o dei propri figli quando sono nati, magari man mano che sono fatti più grandi. La memoria è importante. L'Alleanza Evangelica Italiana, con la giornata della memoria, vuole, la domenica della memoria, vuole ricordare in maniera particolare la Riforma Protestante. Perché? Perché la Riforma Protestante è stato un atto, un intervento di Dio nella storia, perché attraverso degli uomini che avevano compreso la parola del Signore hanno agito in maniera trasversale, una maniera prevoluta, nei confronti del cattolicesimo romano. Se non ci fosse stata la Riforma Protestante, probabilmente noi oggi potremmo non essere dei credenti. Quindi la Riforma Protestante nella storia del cristianesimo ha un ruolo importante, ha un ruolo particolare. L'Alleanza non si vuole ricordare la riforma del XVI secolo, anche perché le dottrine furono formulate a seguito dello studio della parola del Signore, cosa che a quel tempo non solo avveniva con una lettura breve soffocata da tante cerimonie, ma avveniva anche in latino. La gente non capiva niente, soltanto gli aristocratici, il clero, i nobili erano quelli che riuscivano a capire determinate cose, ma le verità della fede non erano comprese. E la riforma attraverso uomini suscitati dal Signore come Lutero, Calvino, Melantone, Bucero, Teodoro da Beza e tanti altri non ha fatto altro che fare in modo che le verità della fede fossero comprese di nuovo, riformulate, e attraverso uomini che noi abbiamo ricordato stamattina, ma non solo Wolfield e John Stott, ma anche attraverso altri, vuole tenere desta l'Alleanza Evangelica, la memoria della fedeltà di Dio attraverso la storia. La Riforma Protestante, con le sue dottrine, i cui pilastri fondamentali sono i cinque sola, ricordati così in queste scritte sulle pareti di questo locale, vogliono dirci: guardate che le cose essenziali della fede si trovano in queste espressioni, e ancora oggi sono valide contro il cattolicesimo, sono valide contro l'ecumenismo,
sono valide contro il liberalismo, sono valide contro qualsiasi tipo di religione. Quindi la riforma vuole dare una identità ben precisa alla fede cristiana e dà un suo carattere proprio propositivo e propulsivo. Perché? Perché dà una identità. Noi crediamo questo, noi crediamo in questa maniera, ma è anche un carattere praticamente propositivo. Perché? Perché va proposto, va vissuto e va annunciato agli altri, e ognuno dovrà fare inevitabilmente i conti con la, quella che è veramente la fede cristiana, e non delle falsificazioni alle quali siamo costantemente sollecitati. Ma nello stesso tempo appunto è propulsivo, perché riesce a dare un senso e un significato alla vita cristiana, perché queste verità determinano effettivamente la riconoscenza di Dio per la sua fedeltà e nello stesso tempo della sua grazia. Quindi la Domenica della Riforma non vuole essere un ricordo sterile di un fatto passato, non vuole essere qualche cosa di un semplice esame di una cosa vecchia, di un fossile avvenuto tanti anni fa, ritrovato poi dopo tempo, ma vuole essere qualcosa di veramente particolare. Per questo è importante ricordare questo evento, perché è stato uno dei tanti eventi meravigliosi degli interventi di Dio nella storia umana. Il dovere di ricordare. Il primo punto che voglio considerare con voi è il Dio della Bibbia. È il Dio che ricorda. Il Dio della Bibbia è colui che ricorda. Spesse volte noi leggiamo nella Bibbia una frase: Dio si ricordò. Dio si ricordò. A un certo punto leggiamo che Dio si ricordò di Abramo. Dio si ricordò di Rachele. Dio si ricordò di Anna. Dio si ricordò del popolo ebraico che era schiavo in Egitto. Ma questa espressione, Dio si ricordò, vorrebbe forse dirci che Dio è uno che dimentica? Assolutamente no. Queste parole non vogliono dirci questo. Dimenticare è una limitazione umana. Noi dimentichiamo tante cose. Il non ricordare può avere varie cause: lo stress. Quando ci facciamo più vecchietti capita tantissimi, viviamo la demenza senile. C'è uno stato patologico che è quello dell'Alzheimer, oggi sempre più comune. Ma Dio non è un Dio che ha delle limitazioni. E veramente dovremmo dire alleluia per questo. Dio non ha limitazione alcuna. Egli è la somma di tutte le sue perfezioni, di tutte le sue qualità. Egli è perfetto in tutto quello che è e in tutto quello che fa, non ha limitazione alcuna. Ma se Dio dimenticasse, non sarebbe più omnisciente. Come fa a conoscere, a sapere ogni cosa in qualunque momento? Noi possiamo pensarlo, va bene? Se egli fosse uno che dimentica, non potrebbe essere l'alfa e l'omega, nel senso di totalità, di completezza. Non potrebbe essere colui che afferma di se stesso: io annuncio la fine prima del suo inizio. Come si potrebbe pensare che egli ritiene di adempiere la sua volontà se avesse questa limitazione di dover dimenticare? Egli non dorme e non sonnecchia, dice il Salmo 121, è vigile ed attento in ogni momento, in ogni circostanza, in ogni tempo. Ne siamo consapevoli di questo? Lo crediamo veramente? Ricordo un mio ex collega, sia come collega come deceduto dopo alcuni anni di andata in pensione. Quando abitava a Milano, una domenica andò al parco portandosi i suoi bambini. I bambini ovviamente giocavano col pallone, con la bicicletta, lui si mise a leggere il giornale, e a un certo punto si alzò e ritornò a casa, ma aveva dimenticato i figli al parco.
ovviamente quando lui ci raccontò questa storia, insomma, tutti quanti ci mettiamo a ridere, così come abbiamo fatto voi. Ma vedete come è grave non ricordare. Immaginate se dimentichiamo per esempio di prendere dei medicinali, solitamente ai medici, tutti quanti a volte dobbiamo fare delle cure e siamo costretti a prendere dei medicinali. Ma Dio non dimentica. Dio non dimentica. Dio si ricorda. Dio si ricorda. Ma allora cosa vogliono dire queste parole? Dio si ricordò. Queste parole che leggiamo nella Bibbia in alcune circostanze non vogliono assolutamente dire che Dio non ricorda, invece vogliono dirci che è raggiunto il momento per il Signore di intervenire in una maniera grandiosa, in una maniera particolare, per riversare la sua grazia e le sue benedizioni su quella persona, in quelle circostanze, in quei momenti. È un modo di parlare, ecco, quasi come a livello umano, ma per dire qualche cosa di significativo. Dio si ricordò, ma non perché avesse dimenticato, ma era il momento di rendere attuali le sue promesse e la sua azione. Era il tempo di Dio. È il tempo di Dio. Dio ricorda perché è fedele. È fedele. E la sua fedeltà è legata inevitabilmente alla sua grazia e alla sua benevolenza. Se Dio non si ricordasse costantemente dei benefici del Signore Gesù Cristo che ha fatto sulla croce per noi, non so che fine faremo, sinceramente. Non so che fine faremo. Probabilmente andremo nelle fiamme dell'inferno. Ma Dio si ricorda delle sue meraviglie. E mi piace tantissimo a volte pensare, far riportare alla mia mente le parole, per esempio, del Salmo 105, dove dice Dio si ricorda in perpetuo del suo patto. Dio si ricorda in perpetuo del suo patto. O quanto incoraggiante sapere che Dio si ricorda e che non dimentica assolutamente nulla. Il secondo punto che desidero trattare brevemente con voi è questo. Se da una parte è vero che Dio è colui che non dimentica, il popolo di Dio ha il dovere di ricordare. Dio non dimentica e noi, seguendo il suo esempio, abbiamo il dovere di non dimenticare, il dovere di ricordare. La vita è caratterizzata da ricordi. La vita è caratterizzata da ricordi. Man mano che si vive la propria vita, si accumulano nella nostra mente, nella nostra coscienza, una serie di ricordi. Molti vengono dimenticati, quelli più significativi vengono ricordati. I ricordi brutti ci fanno praticamente un grandissimo danno, ci fanno un grande danno, specialmente quando ci sono, ecco, magari risentimenti, ci si è sentiti offesi da qualcuno, da qualcosa, quando si è subito del male, che qualcosa che riteniamo che sia stato un male verso di noi. E quando capitano queste cose e questi ricordi affiorano alla nostra mente, noi cosa facciamo? Ci attristiamo. E magari in alcuni casi anche esce fuori anche un sentimento di vendetta. E talvolta così succede in tante persone. E bisogna necessariamente ricorrere agli esperti, allo psicologo, allo psicoterapeuta. Altri si rifugiano nello yoga non solo per rilassarsi, ma proprio per avere questo senso di liberazione da questi pesi interiori. Altri ricorrono, ahimè, alla meditazione trascendentale, che vuole portare a uno svuotamento di se stessi, ma non sono questi sempre i sistemi idonei per liberarsi interiormente. Ci sono poi i ricordi positivi, quelli belli, che ci allietano e che magari amiamo, ecco, ricordare nella nostra esperienza della vita, come può essere l'anniversario del matrimonio, può essere la vittoria della nostra squadra, della quale siamo tifosi,
o altre occasioni belle che abbiamo, non so, il giorno dell'assunzione al lavoro, il giorno del pensionamento, cioè ci possono essere tante circostanze, ecco, che ci danno una certa gioia e un certo piacere. Ebbene, il Signore vuole che noi ricordiamo. Il testo che abbiamo letto in Primo Cronache dice: cercate l'Eterno e la sua forza, cercate di continuo la sua faccia, ricordatevi, cioè ricordatevi delle meraviglie che ha fatto, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Ricordatevi, non dice dimenticate, dice ricordatevi, ricordatevi, perché noi siamo portati un po' a dimenticare, a trascurare, a trattare con superficialità determinate cose. Stesse parole le troviamo anche nel Salmo 105. Ricordatevi, ricordatevi delle meraviglie che Dio ha fatto. La riforma protestante è una delle tante, delle migliaia o dei milioni, se volete, di meraviglie fatte dal Signore nella storia. La meraviglia più grandiosa che egli ha fatto è sicuramente il dono del Signore Gesù Cristo, morto e risorto. Se egli non fosse risorto, starebbe ancora lì in una tomba e probabilmente qualcuno porterebbe ancora i propri fiori, andrebbe forse ad accendere i propri lumini, le proprie candele, ma null'altro, perché sarebbe morto, non potrebbe più ascoltare. No, la Bibbia dice che Cristo è risorto dai morti per la nostra giustificazione. E sicuramente questa è la meraviglia più grande, più grande. Non c'è stato nessun pensatore, nessun fondatore di religioni, nessun filosofo, il più eccellente che noi potessimo immaginare che abbia avuto questo tipo di esperienza. Gesù Cristo risorto dai morti come trionfo sul peccato, sulla morte, sul diavolo, e ci ha dato così una speranza grandiosa, una speranza eterna. Ricordatevi, abbiamo detto anche prima, no? Quando abbiamo celebrato la cena del Signore, disse fate questo in memoria, in ricordo di me. Quindi questo ricordo qua è insuperabile, è centrale. È centrale, non può essere assolutamente messo da parte. Ricordatevi delle meraviglie. E come non ricordarci allora della Riforma protestante? Come non ricordarci di questi personaggi che abbiamo anche evocato stamattina, che hanno dato un contributo significativo al popolo del Signore? Ricordatevi delle meraviglie che Dio ha fatte. Questi uomini, sì, hanno avuto un senso di responsabilità. Per acquisire dei titoli e poter scrivere dei libri hanno studiato tantissimo, hanno impegnato risorse di vario genere, giornate a studiare, soldi spesi per poter fare determinate cose. Hanno fatto meraviglie, certo, ma perché Dio si è servito di loro, perché nel piano di Dio c'era bisogno che queste persone, che ancora oggi ci siano delle persone che si impegnino in un certo modo, proprio per far sì che queste meraviglie non vengano dimenticate. Il popolo di Dio ha il dovere di ricordare. La fede non ce la siamo inventata a Monte di Procida quando si è aperta la sala tanti anni fa. La fede evangelica non è nata quando tu hai cominciato a leggere la Bibbia o hai dato il tuo cuore al Signore Gesù. Sarebbe una grande sciocchezza una cosa del genere. La fede cristiana nasce dal progetto di Dio, che egli stesso adempie nella storia e ci chiama così a credere e a vivere con lui. E tutto questo è avvenuto nell'arco della storia e il popolo di Dio ha il dovere di ricordare, ha il dovere di ricordare. Ricordatevi delle meraviglie che Dio ha fatte. Cercate e ricordate, dice questo testo di Primo Corinzi, il Primo Cronache capitolo 16. Vedete, sono due verbi relazionati l'uno all'altro. Cercate Dio e ricordate quello che Lui è e quello che Lui fa. Sono due azioni collegate. La meraviglia dei suoi interventi storici nella storia
dell'umanità. Tutto questo ha a che fare con la storia, ma quando parliamo di storia noi parliamo di fatti, di cose riscontrabili, fatti oggettivi e certamente non legati alla nostra soggettività e alla nostra emotività. La Bibbia è piena di fatti che vanno ricordati, così come è per la storia della Chiesa. Nel Vecchio Testamento sono riportati fatti negativi con la capacità di essere degli esempi da non rifare, cose da non fare. Gli esempi positivi invece sono quelli che sono istruttivi. Vuoi avere forza nella tua vita? Vuoi acquisire maturità nella tua vita cristiana? Vuoi adorare il Signore? Allora tieni presente le meraviglie del Signore. Amen. Tieni presente questi interventi spettacolari da parte del Signore. Le meraviglie scoperte dai riformatori del XVI secolo sono state trasversali alla falsità della Chiesa romana e sono ancora oggi trasversali alla Chiesa cattolica, sono trasversali a qualunque religione, sono trasversali a qualunque filosofia. La Riforma non vuole essere un vecchio cimelio, un ricordo sterile, un ricordo inutile, ma ha una capacità molto forte di aprire il cuore, aprire la mente e farci apprezzare i grandi interventi del Signore nella storia e che possono avere risultati straordinari nella vita di ciascuna persona, di ciascun credente. La Riforma dà una identità. La Riforma dà una identità, perciò ha questo carattere così importante. Ha una identità perché ha le sue radici nella parola del Signore. Sola scrittura era il motto dei riformatori insieme ad altri, ma tutti partono da sola scrittura. Se non c'è il sola scrittura ci sono soltanto dei soggettivismi umani, emotività umana, idee di qualche essere umano qualsiasi. Invece no, il solo scrittura scoperto dalla Riforma e tramandato ai posteri, a quelli che sono venuti dopo di loro, ci consentono di poter costruire la nostra vita sulla solida roccia che è la verità del Signore, la verità di Dio. È una identità da non trascurare, da non dimenticare. Allora il terzo punto che vi condivido stamattina è questo: se c'è un Dio che ricorda e c'è il dovere da parte del cristiano, del credente, di ricordare, io domando a te: cosa fai per ricordare queste cose? E cosa fai per ricordare queste cose? Noi abbiamo bisogno di segni per ricordare. Penso che sia capitato a ciascuno di noi di essere andati in qualche posto una volta e poi ci siamo magari ritornati dopo un po' di tempo. E allora abbiamo fatto anche nella nostra mente dei segni per ricordare, un segnale stradale particolare, un'insegna, un negozio. E questi qua ci aiutavano ad orientarci. I segni stradali ci ricordano qualche cosa. La Bibbia è piena di segni. Caino fu segnato in fronte affinché gli altri ricordassero che non dovevano ammazzarlo. L'arcobaleno dopo il diluvio fu un segno che aveva un suo significato. La circoncisione che il popolo ebraico praticava era un segno che significava qualche cosa. Mosè scrisse, quindi segnò le cose che il Signore gli aveva detto. I simboli del pane e vino, l'abbiamo ricordato anche ancora stamattina,
ci ricordano la persona e l'opera di Gesù, il suo corpo e il suo sangue versato. Quindi se la Bibbia ci dà queste indicazioni per capire che abbiamo bisogno di segni, allora io penso che dobbiamo chiederci: tu che cosa fai di concreto per ricordare queste cose? Bene, Proverbi capitolo 3 versetto 3 ci dà un suggerimento molto importante: bontà e verità non ti abbandonino, legale al collo, scrivile sulle gambe del tuo cuore, troverai grazia e un buon segno agli occhi di Dio e degli uomini. Legale al collo, scrivile nel cuore. A volte, per ricordarci delle cose anche a casa, per me prendo un po' scritto quei fogliettini uguali simili, no? Magari di colore diverso, uno va attacca, mette vicino dietro alla porta di resto, vicino al frigorifero, ci scrive una cosa sopra proprio per ricordarci, perché a volte ci danno degli appuntamenti, insomma, che hanno una data molto lontana. E come facciamo a ricordarci? Cioè, anche l'agenda può essere fatta, magari lo scriviamo vicino al calendario, ma facciamo delle cose per ricordare, per tenere presente queste cose importanti. E qui il libro dei Proverbi, quindi nella Bibbia, ci dice: scrivile nel tuo cuore, scrivile nel tuo cuore, troverai grazia e buon segno. Qui non ci viene detto: chiedi allo Spirito Santo di farti ricordare. Certo, lo Spirito Santo ci sollecita determinate cose, ma i verbi usati qui ci dicono di una responsabilità che è di carattere umano, di carattere personale, soggettivo. Legale al collo, cioè mettilo ben in evidenza, così lo puoi vedere. Chi lo vede magari ti dice che significa, quindi è da ricordare. Se ci guardiamo nello specchio ce ne ricordiamo, perché lo vediamo, anche se l'immagine è al contrario, ma comunque ci ricorda qualche cosa. Ma scriverlo anche nel cuore, un'azione interna e un'azione esterna. Questa azione interiore, questa azione esteriore, cosa ci suggeriscono queste azioni? Certo, non è che possiamo prendere un whisky, tagliarci e farci un segno sul cuore, no? È un linguaggio, come dire, figurato, è a modo di esempio. Ma come si incide nel nostro cuore? Come può incidere nel tuo cuore qualcosa di importante, di significativo? Dedicandoci del tempo, impegnandoli in un certo modo. Se la giornata della riforma fosse ricordata soltanto nella domenica della memoria, non credo che possa avere un riscontro nel nostro cuore. No, assolutamente. Dopo un anno magari ritornerà alla mente, se si continuerà a seguire questo suggerimento dell'Alleanza Evangelica di celebrare la domenica della memoria. Quindi questo fatto di scrivere dentro, di mettercelo a collo, vuole indicarci in effetti la nostra responsabilità. Dio fa le sue meraviglie, ma noi abbiamo la responsabilità di tenerle presenti, di ricordarle. E allora qui ci sono delle scelte di vita che bisogna fare. Non sono scelte di un momento, di uno scatto emotivo, di un momento di entusiasmo. Oh, che bello, ci è preso, ci interessa Wolfield, compriamo un libro, lo leggiamo, magari implementiamo un altro. Ci interessa John Stott, insomma, ma non finisce là, non finisce là, perché le meraviglie del Signore sono veramente tante. Una scelta di vita, uno stile di vita che consente di aiutare innanzitutto noi stessi, che ne scriviamo nel nostro cuore, ma aiuta anche gli altri, perché noi ne diamo testimonianza con la nostra vita e con il nostro operare. Allora mi avvio alla conclusione. Questa celebrazione suggerita dall'Alleanza Evangelica rimanda alla identità evangelica ben precisa.
non si vogliono dimenticare assolutamente le conseguenze di questi interventi di Dio e di queste sue azioni, che devono indurci ad una vita di fede, ma anche ad una vita che sia coerente. Ho l'impressione, però, mi sia consentito dire, che a volte ho acquisito, o magari abbiamo anche acquisito, un linguaggio nuovo, un parlare apparentemente nuovo, ma che non ha un riscontro nelle nostre scelte e nella nostra vita. Allora questo ci interroga e ci domanda, ci dice di verificare effettivamente se quello che ricordiamo nella identità è riscontrabile nella scelta e nella vita. Amen. Preghiamo. Signore, ancora ti diciamo grazie per le meraviglie che tu compi nella storia. Grazie che ci consenti di non essere dei qualunquisti che credono in base a certi momenti, a certe circostanze, ma che diciamo certe cose soltanto quando ci fa comodo e quando dobbiamo salvare la faccia, ma che possiamo invece edificare su un solido fondamento le tue meraviglie che riscontriamo con la tua parola e con le opere meravigliose che hai fatto nella storia. Ci hai richiesto, Signore, responsabilità, ci hai richiesto impegno, ci hai richiesto di dedicare energie. Fa che possiamo farlo, nonostante le nostre debolezze, e ahimè talvolta anche le nostre mancanze. Ma lode sia al tuo nome per la meraviglia che hai compiuto nella storia, non solo attraverso i fatti storici che leggiamo nella tua parola, ma anche attraverso la storia della tua Chiesa, la storia del tuo popolo. Concedici di avere la grazia di avere questo senso di responsabilità e senso di impegno, in modo da non tralasciare nulla che possa onorare e lasciare anche, Signore, ai nostri successori, qualora tu non venga prima, amen, un fondamento solido sul quale costruire. Sia lode e gloria al tuo nome. Amen. Amen. Amen.